Le misure di contenimento del Covid-19 porteranno inevitabilmente ad una rivoluzione nei tempi e nei modi del trasporto pubblico urbano di Teramo. Basti pensare che se prima un autobus cittadino poteva contenere e trasportare 100 persone, oggi il numero è sceso drasticamente a un massimo di 12. Come fare dunque per garantire la mobilità a tutti? Bisognerebbe decuplicare le corse e questo è impossibile. L'assessore comunale ai trasporti, Maurizio Verna, pensa dunque ad un questionario da sottoporre agli utenti per capire le vere necessità di ognuno e poi l'idea è quella di scaglionare le entrate e le uscite di uffici e scuole quando riapriranno a settembre. Dove prima con un autobus andavano 100 persone, oggi ne vanno 10-12, quindi siccome non possiamo far passare 10 autobus dove prima ne passava uno, stiamo cercando di mettere su un piano di utilizzo, quindi dei tempi e degli orari di questa città e quindi delle funzioni come gli uffici pubblici, le scuole, che sono quelle che poi danno maggiore concentrazione in alcune fasce orarie, quella della mattina, quella degli orari di zona di pranzo e quella del pomeriggio, per cercare di diluire al massimo questi tempi. Noi oggi manderemo una lettera a tutti i soggetti interessati, spero che anche la stampa ci aiuti in questa divulgazione. Tutti i soggetti interessati, chi utilizza frequentemente, costantemente l'autobus può riempirlo, molto semplice, 16 pagine, lo si trova sul nostro sito istituzionale, c'è anche un banner dove ci danno delle informazioni che poi a noi saranno utili per sapere come viene utilizzato, quindi dove vanno, quando ci vanno, dove poter appunto pianificare un uso diverso, parliamoci chiaro, aprire e chiudere degli uffici, delle scuole in tempi differenziati. Se tutti quanti oggi iniziano alle 8 o alle 8:30, qualcuno potrebbe iniziare anche più tardi o prima. Oltre a riprogettare il trasporto pubblico urbano di Teramo, l'attenzione dell'amministrazione comunale si concentra anche sui contributi regionali, ritenuti insufficienti per il capoluogo aplutino, al quale viene riconosciuto un minor numero di chilometri rispetto alle altre province. Abbiamo un rapporto sproporzionato con gli altri capoluoghi di provincia, chi da 1 a 2, chi da 1 a 4 addirittura. Questo non fa che poi che ricadere sui cittadini teramani, sugli utenti che ci chiedono costantemente di aumentare corse e chilometraggi. Noi facciamo quello che possiamo fare, abbiamo ultimamente aumentato le corse di propria nostra iniziativa con una spesa comunale, ricordo quella dell'università. Ovviamente i ragazzi dovevamo servirli, c'erano situazioni veramente non più procrastinabili.